Succede? Non l'hai tu? Non stanno con la gente. Non sono abituata alla gente. Sono sola che lavoro. Sì, la sto lasciando il bestia, sì. Ma sono tan basse da spione. Va a finire i cammini in pignù dopo ci abbiamo attraversato. Va a finire la mulattiera. Poi sì. Torneranno là in tal cima uno. Plan plan, dai giù plan. Adesso vanno a vedere il piccolo. Stanno chiamando il vitellino. Devono andare a dargli da mangiare, si vede. E sono sdraiati dal giù in fondo. Piccolo, vai di mamma. Vai là. Vai tu Berles. La lua tu po. Noezia. Ezia! Vai tu! Bella Ezia! Adesso non rispondo. Dai tu plan plan, eh? Dato il piccolo Soraya! Soraya! Tutti nomi particolari, no? Ho iniziato dopo che Roberto si è fatto male, abbiamo cominciato con i cavalli. Ora prendiamo una mucca, le pecore, avevamo preso le caprette, un po' di tutto. Erano gli anni 80, 83, quindi più di quasi 40 anni. Ma qua era degli anni 50 che non pascolavano più queste malghe. Cioè ho ripreso un pascolo che era lasciato abbandonato da vecchio proprio. Però le mucche sono aumentate, le pecore sono aumentate, i cavalli sono aumentati, poi sono anche diminuiti per vecchiaia. Poi ho preso la malga qua, abbiamo detto dai mo ti chiamo la malga, andiamo su. A me piace rimanere qua su, contatto con la natura, vedere, magari vedi un cervo che ti riempie il cuore, non è una mucca, anche la mucca ti riempie il cuore quando partorisce, quando... Poi veniamo su a piedi, cioè tutto un giro che fa la transumanza, il portare su, il fare i recinti, preparare tutto. Io non rinnegherei la mia montagna neanche a morire, a parte che questa montagna dico che è una delle più belle della Carnia, perché ha una vista che vedi fino a Trieste, vedi giù il mare. Vai dall'altra parte, vedi l'Austria. Allora da qua vediamo le cime del Crosti di là. Poi delle cime di roccia che c'è il Peralba, il Volaia, il Cogno, la Chiavenata. Arriviamo giù a passo di Monte Croce Carnico, dove c'è l'Elica, la strada che viene giù a Timau. Poi ci sono le malghe di Val di Polina, Polinetta, la Plotta, il Marinelli di là, scusa, ho dimenticato se vuoi vedere. Qua abbiamo dalla parte di Timau, di là c'è Promosio. Di là c'è Pal Piccolo, Pal Grande, tutte cose della seconda linea di guerra. E qua sotto c'è una vallata che c'è la parrocchia, non so cosa. E qua c'è il sentiero dei cervi che ti porta sicuramente da qualche parte. Poi c'è tutto l'insieme in mezzo, perché vedi il capriolo che corre, hai ogni tanto fai recinti, hai i cervi sotto coi piccoli. Hai le marmotte che ti girano, che fischiano, però vedi i piccoli che ti, che ti girano intorno. Tutto l'insieme, i fiori, diciamo i fiori. Quando c'è la fioritura al mese di luglio, uno spettacolo. Tutte le qualità dei fiori, tutti i colori, tutte le stelle alpine. Anche i fiori in malga sono belli nel prato. Non portarli a casa. Come la fioritura del rododendri, è uno spettacolo. Profumi, cioè nella montagna puoi parlare di tutto perché c'è tutto, la bellezza del sole, la bellezza di questi giorni piove, c'è il sole, oggi non c'è, c'è sempre l'arcobaleno,
ma vedi gli arcobaleni nelle montagne intere, bellissimo, cioè ti riempi il cuore con niente, capito? Io mi riempio con queste cose, cioè non mi serve una città piena di tutto quello che c'è per avere cosa, non è niente, il bello è qua. Salvato Poezia, ti saluto, vai piano, sato? E vada a mangiare picciola. Dai se vuoi che non tu la clami.